detto, allora tu conosci mia madre? E dico, chi è tua madre? E dice, Norma Swenson, è quella del gruppo di Boston. E dico, certo che la conosco. Ah, certo che la conosco. E quindi da qui e poi... Poi ovviamente sono passati gli anni, adesso c'è stata l'occasione, diciamo, che Norma è venuta in Italia e a Lecce, quindi abbiamo questo grande privilegio di averla qui a Lecce con noi. Io pregherei Norma di venire a sedersi. Traduttrice, siediti accanto a lei. Puoi tradurre brevemente quello che ho detto. Va bene, va bene. All'orecchio, va bene, d'accordo. Allora accomodatevi, sedete. Io mi siedo. Carmen, hai un altro microfono lì? Un altro microfono. Sì, dal libro. Credo che siamo tutti informati su chi è Norma Swenson e sull'esperienza del gruppo di Boston, ma io lo dico molto brevemente, lo ripeto molto brevemente. E Norma è una delle fondatrici del OBOS, cioè il gruppo che a Boston nel 1969 diede inizio ad un'esperienza lavoro sul corpo, si chiamava proprio così, che poi nel 1971 pubblicò un libro che si chiamava in inglese Our Bodies, Ourselves, che fu tradotto in italiano Noi e il nostro corpo. Che vuoi? Che dici, Enzo? Sì. Le dà fastidio la luce. Toglielo allora, giralo un po'. È il proiettore. Che nel 1971 pubblicarono misero per iscritto, diciamo, questa loro esperienza, che uscì negli Stati Uniti e poi immediatamente in seguito, nel corso degli anni, diventò veramente un manuale di riferimento del movimento femminista internazionale e fu tradotto anche fra i primi paesi in cui fu tradotto e pubblicato, quindi proprio in Italia, perché Feltrinelli nel 74 fece la prima edizione, che poi rieditò, per dire il successo che ebbe il libro, per 25 volte. Infatti la copia che io ho è dell'83, è della 25esima, ma ce ne sono state, diciamo, altre con piccole variazioni, aggiornamenti eccetera, ma è andato avanti fino negli Stati Uniti. Il libro invece ha continuato ad essere, l'esperienza, diciamo, ha continuato ad essere portata avanti e nel 2011, cioè quindi pochi anni fa, in occasione del 40° anniversario della prima edizione, è stata pubblicata una nuova edizione aggiornata. Sempre a cui ha partecipato, diciamo, alla cura della quale ha partecipato ancora Norma Swenson. Allora, io credo che siccome vedo molte fra noi che apparteniamo alla generazione che è cresciuta sul libro Noi e il nostro corpo, so che alcune di noi appena hanno sentito che avremmo parlato questa sera di questa esperienza e di questa storia hanno, come dire, in parte rivissuto la propria storia, perché molte di... Poi ci sono altri però che sono di generazioni successive, ci sono anche dei miei alunni ex alunni che evidentemente, sui quali evidentemente ha fatto presa qualche cosa del mio insegnamento, e quindi adesso io penso che possiamo procedere in questo modo. Credo che tutte quante intanto siamo interessati prima di tutto a sentire dalla voce di Norma il racconto di quella esperienza, di quella prima esperienza, di poi come questa è andata avanti.
E poi io lascerei la parola veramente alla conversazione, perché anche Norma mi ha detto che preferirebbe avere una conversazione con voi piuttosto che fare una lezione, e una conversazione con domande e risposte, perché è più agevole in questo modo, è una forma anche più circolare, diciamo, di discussione. Quindi io adesso chiederei a Norma di raccontare questa, cominciando proprio dai suoi ricordi, come è stata questa, come è nata questa storia e come è andata avanti. Prego, scusate, siccome ci sono altri americani, è bene che li introduca nel microfono. Sì. Per cominciare, io parlo spagnolo, è la mia lingua, non sono una buona traduttora per l'italiano. Io cercherò di fare il meglio, e se c'è qualcuno che pensa che può aiutare, qualcuno, qualcuna, per favore, vi vedete. Allora, signori, signora. I want to thank everybody, please, for coming and for enduring all this heat to learn from me, and I hope I will learn from you that feminism still lives very strong in many places in the world, not always with this name, but it lives and it resists, and we are part of that. So I am honored to be here, and I want to thank Ada and all the women. Grazie per l'invito, perché ha trovato il femminismo è ancora vivo, e grazie soprattutto per resistere questo caldo. Una sintesi. Sì. What is your perspective? Tell us about how the whole thing started. I think it was only perhaps 10 or 15 years ago that I understood that my mother had been a feminist. Ho scoperto 15 anni fa che mia madre. Ho capito soltanto che 10 anni fa che la mia madre era una femminista. The first wave of feminism in the United States was always about fighting for the right of women to have education. And now we assume we are going to have education, but at that time it was not assumed. The first time was la prima lotta è stato di ottenere l'educazione per tutte, e pensiamo che l'abbiamo, però non è tutto ancora. So I didn't realize until quite late that the model of resistance and the model of challenging the things that we think cannot be changed came as much from her as it came from the women I came to know in the second wave feminism. Allora, la maniera che dobbiamo resistere o lottare viene tanto della sua madre, come di tutte le donne che ha conosciuto dopo. Is she worried I'm not speaking close enough to the mic? No, just to point. Not just to point. This is what I thought. I understood. Okay. Can you all hear me? Is it enough? Yes. Okay. I'm looking at the people in the back, wondering if they're okay. Okay. So my story is a little different from most women in the second wave. First of all, I was the oldest one of the group that started. In questo gruppo io era la più grande. I had spent 10 years trying to improve or reform maternity care in the United States. Ho spento 10 anni cercando di trasformare come si cuida la madre, il cuidado materno, agli Stati Uniti.
verità. And this was also a global movement. Era un movimento globale. And it meant challenging the medical profession. E questo era una sfida per la professione medica. And challenging the old stories that women tell one another about birth, some of which are true and some of which are not. And anche era una sfida per tutte queste storie che una donna racconta all'altra. Une sono vere e altre non sono così vere. So I already had some idea that this was not an easy thing to come and say we are going to question all of it, all of obstetrics, all of gynecology, all of psychiatry, what it has to say about women. Allora sapevo che non era una cosa facile di confrontare tutte la psichiatria, la medicina, e di dire che non era tutto corretto. And I think we should acknowledge that even though many people think that this kind of feminism started in the United States and then it spread to other countries, we have good evidence that there were always women organizing, resisting, and trying to change their conditions. And that all over the world there were women trying e che dappertutto nel mondo c'erano donne che si organizzavano per lottare per le stesse cose. And we had other models from other generations. Let's think about Margaret Sanger. Margaret Sanger was herself a feminist who insisted that women were going to have the right to birth control, that it was not going to be contested or outlawed, or women went to jail. I mean, they some of them died from the torture that they received. Mm-hmm. Avevamo questi modelli anche come Margaret Sanger, che era sicura che riusciremo a avere il diritto della contraccezione. E che hanno lottato a qualcuno e hanno andato in prigione per questa ragione anche. So the women that I met were almost all of them about 10 years younger than I am. I am now 85 years old and I will be 86 on my next birthday. But most of these younger women were what we call baby boomers. They had grown up in the 50s and 60s and had good educations, many of them, but this piece was missing, left out altogether. Yeah. So lei ha lavorato sempre con le donne 10 anni più giovane di lei. Lei ha adesso 86 anni. Non sembra per niente. e ho perso il filo della storia. Che forse non sono più presente. Eh sì, e questo allora il gruppo con cui lei lavorava era soprattutto baby boomers dell'anni 60. E così, vero? Qualcuno vuoi tradurre un po'? Vuoi tradurre? No, Stefania, all right. Love to meet you. Listen. I already need my water. Before you were telling so. Yes. So and so this. All right. I will continue to tell the story. Yes. Okay. But this is like a creation myth. Questo è un incontro creativo. This idea that all things that wonderful that come to happen have a special story that's always you tell over and over and over. Number one.
succedono hanno una most of the women in the original collettivo, whatever you call it, allora, la maggior parte delle donne nel collettivo originale never intended to write a book. Non hanno mai avuto intenzione di scrivere un libro. They felt that the power of transformation, pensavano che il potere della trasformazione comes from sitting in a group and speaking their own truths and listening to the truths that other women speak. Venisse dallo stare tutte insieme, dal cerchio che si creava, e quindi la verità veniva fuori da quello che veniva detto, dalla verità che veniva detta. And I actually still agree that this is the most powerful tool that we have. E quindi it is inside us. Il mezzo più potente che noi abbiamo, e io sono d'accordo con questo, è che quello che noi abbiamo all'interno di noi. Also, all of the women in Boston Women's Health Book Collective. We have not said that today, but that was the original name. Quindi tutte le donne, cioè del collettivo di Boston, sì. Noi non l'abbiamo ancora detto oggi. Women, Boston donne. Women's Health Book Collective. Hundreds. Allora, Boston Donne Collettivo. Salute. Health. Salute. Okay. Very muy complicado. I mean, we just kept this name. Abbiamo tenuto questo nome. All of the women had some experience of university. Not all, not as much, but some connection. Qualcuna delle donne ha avuto una esperienza universitaria, non tutte. And in a way, it was the disappointment that their magnificent education had not given them either the knowledge or the tools to manage their own bodies. Quindi loro erano una sorta di dispiacere vedere che non avevano avuto i mezzi più specifici per avere a che fare con il loro corpo, per gestire il loro corpo. Yeah. Sorry, is it possible to make a question? Posso farti una domanda? She wants to ask something. Yes, sure. Do it. No, posso provare a parlare inglese, se ci riesco. Sì. I'd like to know how do you reach this idea to make it, what do you decide to do? Well, this is come sei arrivata con la tua esperienza passata, with your past experience, to decide to make this fight. Well, it was very simple. We thought each group, somebody would go and start another group, and then they would go and start another group. C'è stato prima un gruppo, no idea about a book at all. Quindi prima un gruppo, poi un altro gruppo, poi un altro gruppo. All'inizio non c'era assolutamente l'idea di un libro. But then people couldn't come, and they said, "Oh, can you write down what people said? Can you write down the information that we can have it to?" E quindi and so, Romeo, what did you call it in those days? A Romeo or something? Mimeograph. I don't know what it is that you use, but anyway. Quindi venivano scritte alcune cose, prendevano come una sorta di appunti, quindi piano piano venuto fuori intorno a questo libro. Yes. So then the first one, I don't have it here to show you, was made out of newsprint. Allora sì, quindi il primo libro è venuto fuori come un newsprint, cioè la stampa, come una stampa. And because all of the women had some progressive social change kind of experience. E quindi ognuno di loro, ogni donna, ha avuto una esperienza di cambiamento sociale, come un'esperienza di social change, un cambiamento sociale. Then they wanted to try to use the book. Loro volevano cercare di usare il libro. To promote progressive ideas in community through health.
per promuovere le idee progressive nella loro comunità attraverso la salute, sulla salute. And because there was so much injustice to be seen and to be discovered in the healthcare system, this was not difficult. Sì, questa c'era, siccome la grande ingiustizia che c'era nel servizio sociale sulla salute, allora questo era un po' difficile. So they went to a political publisher and said, can you publish this book for us? People want it. They want to buy it. Sì, andarono da un... And they said, no, we will not do that because it's not political. All this stuff you're saying, this is not political. Sì, quindi andarono da un editore politico a chiedere di pubblicarlo, però questo fu rifiutato in quanto non era un argomento politico. And we said, this is politics. This is the politics of feminism. Pay attention. And when they found out that they could make a lot of money because everybody wanted the book, they said, okay, but you have to pay for it. Quindi all'inizio dice, quindi dice, no, invece questo qui è un discorso politico, dice, fate attenzione. E quindi quando loro compresero che attraverso questo avrebbero potuto fare molto denaro, allora accettarono di pubblicarlo. So we went to our families and our friends and said, give us the money because these guys will not publish without money. E quindi noi andammo dalle nostre famiglie, alle nostre amiche e chiedere del denaro dicendo dateci del denaro perché sennò questa gente non ce lo pubblica. Okay. So 1970 we have a book. Nel 1970 abbiamo il libro. And then pretty soon it went crazy. I think molto presto. See if I can do this now. I think 500,000 copies. 500,000 copie. No advertising except in something called The Whole Earth Catalog. The Whole Earth. Fu soltanto pubblicato in un catalogo dell'intera terra. Bodies ourselves 75 cents. E costava 75 centesimi. And so, as soon as the publishers discovered that we had already sold 500,000 copies, and only with the cheap newsprint, then they began a publishing war to see who was going to be the commercial publisher. E quindi subito dopo questo nostro successo, allora avvenne una publishing war, una guerra su chi potesse pubblicare il libro. So we had Simon & Schuster, which was one of the biggest in New York at that time, still pretty big, and una casa editrice newyorkese. And Random House and Simon & Schuster, we were able to design a contract that has never been seen before or since, that gave us many privileges and a lot of money. Two publishing houses. Allora, due case editrici accettarono quindi questa, una casa a New York e un'altra, la Random House, l'altra, non ho ben capito come si chiama. E quindi hanno avuto del denaro cioè che non è stato mai avuto per nella storia dell'editoria. So in the end we signed our contract with Simon and Schuster. Simon and Schuster. It holds to this day. Even the current edition is still with Simon and Schuster. Quindi anche adesso, ancora adesso, la edizione che è corrente, la edizione corrente con Simon and Schuster, la casa editrice di New York. Okay, this was in 1973. Questo è nel 1973. And you have to remember the climate of the United States in 1973. E dovete ricordare il clima che c'era negli Stati Uniti nel 1973. The disenchantment of people with the Vietnam War, the disenchantment of people with race riots. Quindi il disincantamento, la disillusione delle persone con la guerra del Vietnam e anche con and poverty, la povertà. All of the things that were like injustices that everyone felt. Tutto quello che c'era, quindi tutta quanta l'ingiustizia che c'era, che tutti quanti sentivano, quindi aveva bisogno, cioè doveva essere cambiata. So what was unique about what we did in several ways was this, that quindi people che were era... challenging how voting was going. They were challenging the legal system, they were challenging the education system.
Quindi, but we were the ones that decided we were going to challenge health and medical care. Ok, allora, quindi in quel periodo lì c'erano molte sfide, diciamo, di cambiamento, a proposito l'istruzione, la sanità, però noi decidemmo di cambiare, di portare cambiamento nella comunità sulla salute. So, another question. Questi gruppi we insegnano. Need to pay attention to what is the criticism and where does it come from, and is it true what is being said, and these kinds of organizations and systems help us to do that. Quindi questo ci insegna che noi abbiamo bisogno di osservare da dove viene il criticismo, la critica, da dove viene questa critica e come noi possiamo queste organizzazioni ci aiutano a comprendere come proseguire nel migliore dei modi, giusto? So we have always believed that it is our job to understand the best scientific information available. E quindi questo, noi abbiamo bisogno sempre di sapere quali sono le migliori informazioni scientifiche che sono a disposizione. That women can understand it. E le donne lo possono comprendere. And it's our job to criticize it. E le donne possono comprendere, e il nostro compito è quello di criticare, quello di avere un atteggiamento critico. And so we are going to create, we hope, a website that will be like nothing anyone has ever seen before. E noi vogliamo creare questo website, questo sito, e che non è stato come non se ne sono visti mai. We hope it will be in many languages. In molte lingue, speriamo. And that any group will feel that they can make their own our bodies ourselves. Brava. E quindi tutti i gruppi possono sentire, possono avere la sensazione di poter creare il loro body ourselves, our body ourselves proprio. Brava. Il proprio gruppo. But in the meantime, there are also several other projects that have been produced as we have approached our 50th anniversary, and one of them. E quindi ci saranno ancora tante altre novità, tanti altri gruppi, e quindi uno di loro, adesso che noi stiamo approcciando il 50° anno, è uno di loro on the frontier of reproduction, sulla frontiera della riproduzione, which is assisted reproduction, e che è riproduzione assistita, surrogacy, in questo modo that women all over the world are being paid to have babies for other women. Come si chiama? They're being paid to have babies for other women. Allora, le donne sono pagate per avere donne, per avere figli da altre. La maternità surrogata. Maternità surrogata, surrogata, sì, certo. And we have created a website that explains all of the ethical and scientific and other considerations abbiamo creato un sito dove ci saranno tutte quante le informazioni, ci sono tutte le informazioni etiche anche per su questo argomento. But the core of our work always comes back to reproductive health and reproductive justice. Sì, ma il cuore, insomma, dell'argomento ritorna sempre quello sulla riproduzione sulla giustizia riproduttiva. And in the United States, the women coming from communities of color are teaching the rest of us what is meant by the idea of reproductive justice. E quindi negli Stati Uniti, donne che vengono dalla dalle comunità nere, dalle comunità color, sì, la color, sì, ci insegnano, they are teaching us. They are teaching all of us. Ci insegnano. And the reason is because so much of feminism became reduced to something that was just about abortion and abortion rights. Quindi si dice il femminismo non può essere ridotto soltanto sulla questione aborto e sul diritto all'aborto. And
women also want to feel, and this is true of immigrant communities. E le donne tutte vogliono sentire, questo è vero anche per tutte le comunità. They also want to have the right to have children, vogliono, to have the children cared for. Sì, tutte le donne di qualsiasi comunità hanno bisogno, vogliono sentire che possono avere dei bambini e possono essere curate. They want to have the right to own property. Vogliono avere right to work. Il diritto di avere la propria proprietà, il diritto di lavorare. The right to be free from violence. E il diritto di essere libera dalla violenza. And violence persists as an issue for women in every corner of this world. E la violenza sulle donne persiste in tutti gli angoli di questo mondo. So they have incorporated all of these ideas to say it's not enough to just have the right to abortion. Quindi, and I think Italian women would say the same. Hanno incorporato quindi questa idea che non è soltanto il diritto all'aborto di quello di cui noi stiamo parlando, e le donne italiane sono sicura che le sentono nello stesso modo. The conditions under which we terminate a pregnancy. La condizione in cui noi terminiamo una gravidanza. Or seek birth control. Oppure cerchiamo per or try to organize child care. Oppure prendersi cura dei bambini. All of these things are part of the idea of reproductive justice. And this is the transition that we are now making. E tutte queste sono argomenti che fanno parte della giustizia della riproduttività. And because of work like a woman named Eleanor Roosevelt, who was alive when I was a young girl. Sì, c'era il lavoro di una donna che si chiamava Eleonora. My partner here met her at his university. She came and spoke about human rights. And we are now coming to the place where we see that these reproductive rights that are supposedly some luxury for women are really part of the human rights. If we can't take care of women's human rights, then everyone suffers. Quindi nei diritti umani c'è anche questo diritto della donna ad avere, cioè il diritto umano, c'è anche il diritto della donna, cioè un diritto umano, e quindi il diritto riproduttivo fa parte dei diritti umani. Sì. Il diritto riproduttivo fa parte dei diritti umani come tutti i diritti umani, insomma, diceva lei. So these are the new directions that our work is going and the work of other feminists in the United States is going. How many of you participated in a march? Questa è la nuova direzione. The march, did you participate in it? Yes. Quindi è la nuova direzione in cui negli Stati Uniti ha preso il nostro movimento e chiede quindi se a marzo. La nuova direzione in cui il lavoro è stato preso. The day after Trump was elected. Was there a march in feminism that everybody is included, but that women have to leave? Quindi è tutto il nuovo movimento, questo è il nuovo movimento, tutti quanti sono inclusi, ma le donne comandano, cioè non sono la leader, sono in prima fila. Le donne in prima fila, So now it wasn't going to be a lecture, and now I have given the lecture. I want to hear more questions. Okay, questa non doveva essere una lezione, però io ho fatto una bella lezione. Adesso voglio un po' di domande. I have also been myself personally. I have buried my mother, my father. My husband's cousin, and two other dear friends. And we do not speak much about death and dying in feminist circles, but we did in the beginning. And I think we need to talk about it again, because many younger women discover, they say, well, we have everything. Thank you very much. You did all this, change the laws, and we can have what we want. And then they discover this moment comes. Yeah. I know.
it's wonderful. It's wonderful to listen to you, but I forget what you say. So okay, no, they'll not forget. In a way, because io sto diventando un po' più grande, quindi diciamo ho sepolto mio marito, mia madre, mio padre, tante persone. Dice, all'inizio nei circoli tra le donne si parlava della morte, ma adesso non se ne parla quasi più. Le donne dicono noi abbiamo tutto, però l'argomento della morte, della vita è un argomento da affrontare, cioè non da affrontare, ha detto da prendere. Boomers are discovering that caregiving and hospice care and death and dying is women's work, just the way it always was. Women's work, right? Quindi il gio è come? Women's work. Women's work. Il lavoro delle donne, il lavoro delle donne negli hospice e negli ospedali e della cura in generale. Della cura, insomma, e il lavoro delle donne è quello della cura in generale. Sorry, I wasn't distracted a little bit. Or let's put it another way. The closer that you move, the più vicino tu sei to bodily openings and their products, they're exuding whatever comes out of the body. The closer you come to this, allora, più vicino noi siamo su tutti i prodotti del corpo, su tutto quello che è il funzionamento del corpo. The further away men move, it's now women's work to do this. Ecco, quindi tutto quanto quello che ha a che fare col corpo è molto più vicino alla donna che all'uomo. L'uomo se ne allontana. Many different religious traditions. It is the women who prepare the bodies after death. E molto, molto, in moltissime religioni c'è la tradizione che le donne preparano il corpo quando muore. But in modern society, ma nelle società moderne, this is, whole question is left out. E tutto quanto viene, cioè tutte le domande sono lasciate alla luce del sole, sono aperte. One of my cousins gave up a beautiful job. She had no children. And she was told by her brothers she had to come home and take care of her parents. E quindi, per esempio, una mia cugina che non aveva dei figli è stata chiamata dal fratello e ha detto devi venire a casa perché devi prenderti cura dei nostri genitori. I enjoy the work of caregiving and loving the people close to me. Cioè io veramente gradisco, cioè gioisco del lavoro, del prendermi cura degli altri. But I resent very much the assumption that women must sacrifice their time and their Sono molto risentita del fatto che le donne comunque questo lavoro lo fanno, però senza riconoscimento e senza ricompensa. And I don't think nursing homes. E perché viene come un assunto. And I don't think nursing homes, as I see them in the United States, can possibly be the answer. E le nursing homes sono le badanti, ecco, non sono la risposta negli Stati Uniti. So this is the next chapter. Questo è il prossimo capitolo. How are we going to have a death that we are comfortable with, that we can celebrate? How can we have? Come possiamo avere una morte che può essere comoda e che possiamo celebrare? A maturity that allows us to express what we didn't have time to do. Una maturità che ci dà la possibilità di esprimere quella, di esprimere e fare ciò che noi non abbiamo avuto la possibilità di fare quando eravamo giovani. No. I think you should. Shall we start the best? Italian feminism. Ha avuto una grande importanza l'autocoscienza. The self-consciousness. Io sono una vecchia femminista leccese. Bella.
dovresti venire, ci sei se vede così puoi venire vicino. Così mi vedono pure. Guarda, tanto vecchia non serve, devo dire. No, vecchia nel senso del femminismo prima maniera, femminista degli anni 70. E quindi anche per me l'autocoscienza è stata. Self-consciousness has been. Finisco la domanda e poi faccio. I finish the question and then I show the book. Anche per me l'autocoscienza è stata un'esperienza fondamentale. Self-consciousness has been a fundamental experience. Adesso mi domanderò, quando tu descrivevi il lavoro del gruppo che ha lavorato e che ha preparato il libro, when you describe the group work that has organized and prepared the book, questo gruppo si poteva configurare come un gruppo di autocoscienza? Could you figure it as a self-consciousness group? In our Western tradition, we believe in this single person who is the author. Pensiamo che nella tradizione occidentale pensiamo che un autore sia la prima, cioè la prima persona sia un autore. And it comes from the Latin word for authority. E che sia un'autorità. We did something that was unprecedented in several different ways. Abbiamo fatto qualcosa che non era stato mai fatto in molti modi. We would all contribute to the final words that appeared on the page. Abbiamo tutti quanti contribuito alla parola finale che è apparsa sul libro. For example, I would write something and I would think this is terrific. It's just per esempio, io scrivevo qualcosa e dicevo questo è bellissimo, certo, questo è bellissimo. Esattamente quello di cui c'è bisogno. And then it passes under many eyes who say, well, this isn't quite the way it is. It should be changed. Però passava attraverso moltissimi altri occhi che dicevano, no, forse qua bisogna ci vuole qualche cambiamento. So we had a kind of group editing process where your most precious product is put on the table. Abbiamo avuto quindi un processo editoriale attraverso un gruppo. And chopped in pieces. È stato spezzettato. And I can take you to parts of the book and show you where I wrote this little piece. Posso portarti in alcuni punti del libro e dirti dove io ho scritto questo piccolo pezzo. But in the front of every chapter is the name of all of the people who participated. Però sulla prima pagina di ogni capitolo ci sono tutte le persone che hanno partecipato a scrivere questo capitolo. And we also made sure that we had many illustrations from real women's lives. Abbiamo fatto in modo che ci fossero delle figure, delle immagini reali. So, the continual juxtaposition of the scientific information and the woman's own experience was a central theme in the. Quindi, informazione scientifica e la vita reale della donna andava così, era l'andamento del libro. No book on the market, nothing that was written by women who were not also professionals. Questo è stato il primo libro che è stato scritto, cioè non c'erano sul mercato libri che non erano scritti da donne che non erano professioniste, che erano dottori o. The other piece that's really critical, I think, is. Un altro pezzettino critico, penso che sia anche. That we refuse to separate health from sexuality. Noi ci siamo rifiutate di separare la salute dalla sessualità. That sexuality somehow was over here and maybe in charge of the psychiatrist possibly. Perché, per esempio, la sessualità and that health era was over here and they were the doctors and the biology. And sì, quindi soul. La sessualità era da un punto e non da quel lato e faceva parte della psichiatria in un certo modo, invece e la salute era nelle mani del dottore, della biologia. But health is not disease. La salute non è malattia. And sexuality is part of health. E la sessualità fa parte di questo. So apparently
in the epistemology, nell'epistemologia, apparentemente, we are the first women who told our own sexual experiences che abbiamo detto, siamo state, and put them in the book in order to help other women. Siamo state le prime donne che abbiamo messo la propria sessualità sul libro in modo da aiutare anche altre donne. Grazie.